Per il secondo anno consecutivo, l'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, di GR Riposto e Lingua Glossa, ha organizzato il pranzo di solidarietà per dare reale significato al periodo natalizio. Un momento per nutrire non solo il corpo, ma anche e soprattutto lo spirito, a coordinare le forze e contattare le strutture, come Casa Viviana Lisi, che accolgono senza tetto o famiglie che sarebbero altrimenti sole per Natale, è stato padre Nino Russo, felice che gli alunni vivano con grande intensità questo momento. I ragazzi già l'avevano chiesto, ma quest'anno lo rifacciamo di nuovo, certamente. Abbiamo come sempre colto questo loro desiderio, infatti sono loro che hanno preparato tutta la stanza, che poi è la palestra, e soprattutto abbiamo scelto appunto di rivolgere la nostra attenzione lì dove ci sono bambini, essendo una scuola, quindi attenzioniamo i bambini, infatti come vedete ci sono tantissimi. E lei sempre in mezzo ai giovani. Io purtroppo, malgrado la mia venerante età, non mi vogliono buttare fuori dalla scuola, ma comunque fin quando ci sono continuiamo a servire, sono momenti belli che ci aggregano, oltre al sapere della mente bisogna coniugarlo con il sapere del cuore, che sono quelle dei sentimenti. Quindi è l'occasione per augurare anche a tutta la città un buon Natale, un felice anno, che sia un Natale di pace, di serenità e di solidarietà, perché nessuno ha diritto ad essere felice da solo, ma dobbiamo almeno rendere felice qualcuno che ci sta accanto. E fa bene a tutti noi? A tutti noi, il bene fa sempre bene al cuore, innanzitutto. Altrimenti viene la sclerocardia, e quando c'è la sclerocardia è brutto, perché abbiamo un cuore indurito. Grazie. Prego, per l'atmosfera di grande gioia che ci sa sempre regalare padre. Il Natale. Bene, a tutti di nuovo auguri. Proviamo con una Babba Natale per eccellenza, sei dell'Istituto Liceo Classico? Esatto. Di quale anno? Quarto. Allora, come hai intrapreso questa iniziativa, collaborando con diciamo molta felicità e gioia a questo grande pranzo di solidarietà che è stato istituito ormai, questa è la seconda edizione? Cosa ne pensi? Con quale clima tu ti adoperi, aiuti gli altri? Ah, sicuramente con molta allegria, perché d'altronde credo sia anche questo lo scopo del Natale. Abbiamo organizzato già da un paio di settimane questo evento. Credo che sia il modo giusto di affrontare questa festività, perché dare una mano a chi ne ha di bisogno, al prossimo, è sicuramente un gesto da ammirare, da apprezzare, quindi l'ho sostenuta come tutte le altre mie compagne. Fa bene al cuore? A noi stessi? Sì, a noi e successivamente anche agli altri. Il pranzo è stato interamente offerto da una trentina di docenti dell'istituto e servito dai ragazzi dell'Amari, che hanno anche animato la giornata. Gli utenti hanno apprezzato soprattutto la delicatezza e l'empatia con cui gli alunni si sono accostati a loro. Alcuni ragazzi infatti sono andati poi autonomamente a far visita alle persone conosciute durante il pranzo, ed è proprio questo l'intento dell'iniziativa: sviluppare l'attenzione e la sensibilità dei ragazzi nei confronti delle problematiche odierne e di quanti versano purtroppo in condizioni di indigenza o solitudine. Con quanto amore ha preparato tutto questo? Sei stato collaborato? Ha fatto tutto da solo? Qual è il menù del giorno? Con i miei collaboratori abbiamo collaborato con tanto piacere, con tanto affetto, con tutto il cuore. E oddio, un po' di lasagna, delle pennette al salmone, le polpettine in foglie di limone, involtini con prosciutto e formaggio, contorno di patate presemolate, e un buon Natale a tutti. Ciao! Innanzitutto un augurio di un buon 2019 a tutti i vostri telespettatori, a voi operatori di Prima TV che così mirabilmente ci seguite in ogni iniziativa. E poi volevo ricordare che siamo alla seconda edizione di questa iniziativa, che è nata l'anno scorso da un'idea che è venuta un po' a noi tutti, perché sentivamo di fare sì un momento di raccolta, di raccoglimento, che potesse in qualche modo metterci insieme per augurarci buone feste, ma facendo qualcosa di utile, e quindi abbiamo pensato di così invitare alcune persone che magari ci venivano segnalate dalle parrocchie o da altri enti, che potessero insieme a noi condividere il momento di festa, il momento degli scambi di auguri. Siamo alla seconda edizione, perché la prima è andata molto bene, voi ci avete seguito anche l'anno scorso, e speriamo di poterla continuare nel tempo.